Per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'arte contemporanea bisogna studiare, prepararsi, essere pronti a guardare al mondo. Questi i consigli ai giovani di Patrizia Sandretto Rerebaudengo, torinese dell'anno secondo la Camera di Commercio, che nelle motivazioni parla di passione e coerenza, che in oltre 25 anni di attività l'hanno portata a raggiungere la più alta reputazione nell'ambito dell'arte contemporanea. Collezionista, mecenate, filantropa, ha dedicato il riconoscimento al padre Dino, che insieme al fratello nel 1946 fondò la ditta Fratelli Sandretto. Al Lingotto premiati anche 163 lavoratori e imprenditori del torinese, con il riconoscimento fedeltà al lavoro e per il progresso economico. Ezio Galliano ha alle spalle 68 anni e 5 mesi di attività. Non abbiamo mai chiuso un negozio, ci davamo i turni e quindi sappiamo cosa vuol dire lavorare. Sono 44 anni di lavoro e insomma posso essere contento, ecco, di quello che ho fatto. Spazio anche ai giovani, con la premiazione di 255 diplomati eccellenti, studenti di istituti tecnici e professionali che hanno finito l'anno con 100 e 100 elode. È un premio importante che dimostra che non esistono scuole di serie A o di serie B che possono essere, cioè solitamente si pensa che i licei siano scuole che offrono più possibilità, soprattutto nell'ambito universitario, mentre in realtà non è così.